Niccolò Rossetti per forzasaggio.it, tuo secondo anno qui da noi, Niccolò, riparti con grande entusiasmo, grande voglia, anche perché sia te che la società avete fortemente voluto questo matrimonio, Sì, come si era parlato no? anche nei mesi scorsi, era la prima scelta mia e la società mi ha sempre fatto capire e dimostrato che per loro sarei rimasto un giocatore della Sangiovannese. E io avevo qualcosa, ma non erano cose che mi interessassero, anche perché, come ti dicevo, era la mia volontà quella di rimanere a San Giovanni, quindi le altre cose non le ho neanche prese in considerazione. Sono contentissimo della scelta fatta, perché comunque trovo un ambiente che già conoscevo, ma soprattutto un ambiente familiare. Quindi non ci sono stati problemi. La cosa è andata per le lunghe solo per Tua una questione mia personale. personale in ambito lavorativo, non contrattuale, riguardante la San Giovannese, perché su Ecco. quello eravamo già d'accordo già da prima. Senti, rispetto all'anno scorso, qualche confermato, ma c'è stata una bella scrematura. Come si riparte per un obiettivo importante? Qual è la salvezza, insomma, per la nostra società? Perché inizialmente si punta alla salvezza, poi, insomma, Sì, diciamo che i vediamo. vecchi dell'anno scorso ci hanno lasciato, è rimasto Matteo, sono rimasto io. Che tu siete più vecchi tra voi, Siamo i più quindi. vecchi, quindi il primo giorno che siamo arrivati ci siamo guardati e ho detto, ma siamo i più vecchi, bene, anche se ancora ci si sente Vabbè, giovani. una trentina d'anni avete, no? Quindi. Però comunque è arrivato Cipriani, che già conoscevo, comunque un portiere che ci dà garanzie. Michi, anche se è un 98, comunque ancora è un giovane. Quindi speriamo che anche lui ci possa dare una mano importante durante l'anno, perché comunque gli attaccanti ci servono per fare gol. Quindi speriamo che, insomma, anche Michi ci dia una mano da questo punto di vista. E poi tutti questi giovani sono sicuro che ci daranno una mano, perché comunque sono giovani che hanno voglia, hanno entusiasmo. Poi San Giovanni ti trasmette tanto, e quindi penso che sia un'annata in cui, insomma, ci sarà da salvarsi, ci sarà Da da soffrire fare la guerra a tutte le senz'altro, partite. Quella certo. sicuramente sarà un'annata di sofferenza. Però comunque magari trovi anche l'annata che ti dà la scintilla, e comunque può essere la rivelazione. Non si partirà sicuramente con l'idea quella di salvarsi il prima possibile, però poi dopo sarà solo il campo Sì, 3 anni fa ne che ci sappiamo dirà. qualcosa, Esatto, sì, insomma, voglio infatti il dire. paragone era quello con il Con il mister mister, certo. che c'era 3 anni fa. Partiti dal ripescaggio, Sì. dall'eccellenza, arrivati quinti, quindi. Senti, le ultime due domande. La prima, come si riparte per voi, insomma, dopo 5 mesi di inattività, anche se poi, insomma, avete corso, avete fatto un po' di allenamento, ma niente a che vedere con quello che state portando avanti adesso. No, fatto di allenarsi da soli così, comunque non è la stessa cosa che poi tornare in squadra, fare allenamenti di gruppo. Si riparte con tutte le accortezze del caso, sperando di aver lasciato alle spalle una situazione critica che sicuramente segnerà tutti Assolutamente. dentro, lascerà qualcosa. Però, come ti dicevo, siamo ripartiti abbastanza presto rispetto magari anche altre squadre, però è anche giusto secondo me, perché comunque Anche per la testa, dopo tanto direi. tempo a casa così, ti dico, a me personalmente non vedevo l'ora che arrivasse il giorno che si ripartisse, perché Certo. non ne potevo più. Quindi è un'altra carica in più che bisogna avere, perché tutto questo tempo fermo c'è voglia di riprendersi quello che ci ha tolto l'anno scorso il coronavirus. Senti, mister, che mi racconti? Una persona sanguigna, una persona di carattere, Sì, l'ha eh? già Ne hai avuti tanti in dimostrato carriera, in questi insomma. primi giorni di conoscenza. Comunque lo conoscevo da avversario, è un allenatore che comunque fa giocare bene le sue squadre. In questi primi giorni ha provato a trasmettere qualche concetto, così ancora siamo all'inizio, quindi ci sarà Vabbè, modo di prima. conoscerlo, però da questi primi allenamenti si capisce che comunque è un mister che ha delle idee chiare, che cercherà di portarle avanti, quindi starà a noi farsi trovare pronti per seguirlo, perché comunque se ci dà dei concetti e sono importanti e lui ci crede, noi bisogna essere i primi a crederci per far sì che poi la domenica sia tutto più facile. Buon campionato, buona stagione e grazie a Niccolò Rossetti. Grazie.